Bueno, Guille, estuviste en Verona para hacer este reportaje del histórico Verona campeón del 85. Sí, bueno, es la época gloriosa del fútbol italiano y yo creo que es una de las mayores sorpresas, ¿eh? Lo vamos a ver enseguida porque realmente hoy en día yo creo que sería inimaginable que un equipo como el Verona ganase una gran liga como fue la italiana. A principios de los años 80, el fútbol italiano vivía su época de mayor apogeo. Jugadores como Platini, Maradona, Rummenigge, Falcao, Sócrates o Zico hacían de la Serie A el campeonato más exigente del mundo. Por ello, lo sucedido en la temporada 84-85 fue todavía más sorprendente. El Hellas Verona era uno de los clubes con más tradición del país. Pero en 1981, el equipo estuvo a punto de bajar a tercera división. Al final de esa temporada, el futuro del club se depositó en dos personas: Emiliano Mascetti, un emblema del club como director deportivo, y Osvaldo Bagnoli como entrenador. Lui era el entrenador, lui faceva la formación, lui impostaba la squadra secondo le sue idee. Quello che mi faceva piacere è che a volte mi chiedeva. Solo una volta non ci siamo trovati sull'idea calcistica di un giocatore che dovevamo prendere. Avevamo un rapporto di amicizia e di stima che non è facile trovare nel mondo del calcio. En su primer año ascendieron a la Serie A. Mascetti y Bagnoli apostaron por jóvenes jugadores con talento que no tenían minutos en los equipos grandes. Io avevo 24 anni e pensavo di sfondare nella Juve, invece ho trovato una famiglia. Dicevano che nel giro di qualche anno volevano portare questa città e questa squadra a livelli europei. Ricordo che quando siamo arrivati negli spogliatoi ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo detto: ma dove siamo capitati? Cos'è questa cosa qui? Eravamo tutti abituati, insomma, in squadre importanti. Era una società ancora non strutturata, non c'erano spogliatoi idonei, senza una palestra, dovevamo dormire in 4-5 in una casa messa a disposizione della società. Questo ha creato però un gruppo, eravamo tutte le sere a cena insieme. Questo stare insieme dopo in campo si vedeva. La guinda del pastel fu il fichaje del brasileño Dirceu, che llegó dell'Atletico de Madrid. C'era bisogno di comprare qualche giocatore anche di nome oltre che di capacità per trovare gli abbonamenti. Di fare un regalo anche alla tifoseria. Lo scopo era quello di tanto cominciare a rimanere in Serie A, invece la squadra fece molto bene, andammo sopra quello che ci aspettavamo. Insomma, bene. En la temporada 82-83 el equipo jugó a un gran nivel. Recién ascendidos, acabaron cuartos y llegaron a la final de la Copa Italia. La temporada siguiente fue parecida, sextos en Serie A y una nueva final de Copa Italia. Cioè, noi avevamo una squadra abbastanza giovane e avevamo bisogno di qualcosa di più. Ci mancava un qualcosa che potesse farci fare il salto di qualità. Avevamo fatto 2 anni di ottimo calcio e pensavamo fosse difficile poter far meglio. Siamo andati in giro per l'Europa a cercare gli stranieri. Io volevo, c'era Matteus che volevo. Lothar Matthäus stava a punto di cambiare il Borussia Mönchengladbach per il Bayern Munich. Mascetti intentò intromettersi nella operazione, però non lo consiguió. Por lo que pasaron al segundo de la lista. Era uno dei giocatori che era nella lista nostra. Il primo, sì. Il secondo era Briegel. Lui, essendo fisicamente così grosso, forte, ha dimostrato di essere ancora più tecnico di quanto credessimo. Pensi che Briegel, le cosce di Briegel erano 83-84 centimetri di circonferenza. Era campione dei 400 metri, mi ricordo che avevo fatto anche il triathlon. Briegel nell'anno dello scudetto è stato veramente, cioè, è stato molto importante perché è un giocatore che dopo ha segnato i suoi 9 gol da mediano. Hans-Peter Briegel aveva destacato con Alemania nel Mundial 82 e tenía 28 años quando llegó del Kaiserslautern. 2 años más joven era el danés Preben Elkjær Larsen, que llegaba del Lokeren belga tras completar una gran Eurocopa 84.
era un giocatore di buona tecnica, e veloce, forte fisicamente, quello che un po' mancava a noi. Verona aveva una bella squadra, è una bella città. Il mio compagno Lautrop ha detto che Verona è stupendo, allora ho deciso per Verona. La gente mi è sono stato simpatico, che conta anche, non solo i soldi, non solo la squadra, ma anche la mentalità della gente. Even è stato per me uno dei grandi giocatori, più grandi attaccanti del mondo in questi tempi. Brigel y El Kjaer eran las estrellas, pero a su alrededor había jugadores de mucho nivel, como el delantero Galderisi, el extremo Fanna o el organizador Dijen Nar. En la parte defensiva, otros tres jugadores completaban la columna vertebral. El primero era el portero Garella, ya entonces algo pasado de peso. Questa, secondo me, è stata la parata scudetto. Lì fui anche fortunato, perché con quelle unghie la deviai sul palo e mi ritornò addosso. Però se uno vede le immagini di quella parata lì, veramente dice, queste sono parate che capitano, che fai una volta in tutta la carriera, forse. Perché lì non ci si arriva, e invece ci sono arrivato. También destacava il libero Tricella, incaricato di sacare il balon jugato desde atrás. Y por último, un jugador de la máxima confianza de Bagnoni. Volpati era il classico giocatore che dove lo mettevi giocava. E dove andavo cercavo di portarmelo dietro. Era rapido, bravo di testa, era un giocatore completo. Per me era un giocatore fondamentale, sì. Da Garella il portiere a Elker, che era numero 11, ognuno nel proprio ruolo, erano i giocatori più importanti d'Italia sicuramente e forse anche d'Europa. In aquella epoca il Verona tenía una aportación importante alla selezione italiana. Buono il suggerimento di prima di Di Gennaro a Tricella, si chiude il triangolo tra i due, poi c'è il passaggio profondo per Galderisi indietro per Fanna, traversata di Fanna, colpo di testa da parte di Di Gennaro, azione gol dell'Italia e Fanna stavolta disperati e anche Di Gennaro. Ben congegnata questa manovra da parte degli azzurri, di stampo tipicamente veronese. Noi giocavamo chiaramente a memoria, giocavamo veramente bene. Secondo me era importante lo spirito di quella squadra, era un gruppo che nessuno era una prima donna, tutti erano al servizio degli altri. Per fomentare ese spirito di gruppo, tutti coincidono in destacare la importanza dell'entrenador. Bagnoli è stato un allenatore, era quasi un padre di famiglia. Se non ci fosse stato il mister a farci capire che potevamo vincere questo scudetto, non ci saremmo arrivati. Io mi ricordo un'arrabbiatura fortissima sua dopo un Verona-Sampdoria 0-0, che era un buon risultato, a lui non ci ha fatto accontentare e ci ha fatto entrare nella storia. Sicuramente Bagnoli ci ha dato quella tranquillità in più che forse non avevamo. Qual è l'essenza del calcio? L'essenza del calcio sarebbe fare un passaggio e far gol. Se non c'è modo di raggiungere, allora accorcio le pretese, insomma. E questo allora funzionava. Con ese stile di gioco diretto che tan buoni risultati le aveva dato, il equipo si presentava nel Bentegodi contro il Nápoles per iniziare una nuova temporada. Napoli c'era Maradona, era la prima partita che faceva nel campionato italiano. Usava mettere sul giocatore più pericoloso, mettere un uomo, no? Parlai con Brigel e dici sì, allora per te andrebbe bene così, sì. E allora si fece la marcatura di Brigel su Maradona, che fu la sorpresa di tutti i giornalisti. Tu, Maradona, Craga. Io ho detto sì, basta. Non solo Brigel secò a Maradona, sino che además marcò il primo gol del 3-1 con il che il Verona arrancò il campionato. Quel giorno lì credo che Maradona, finita la partita, si sia reso conto che era venuto a giocare un campionato molto difficile, molto forte, molto importante. En la quinta jornada llegó la primera victoria importante. Fue contra la Juve, con un gol del Kjær Larsen descalzo, che quedò come una delle immagini del scudetto. Per me tutti i gol sono importanti, però ovviamente un gol senza scarpa non è un gol che si fa ogni giorno.
quello si ricorda, poi perché contro Juventus. Siguieron los partidos y las victorias. El equipo llegó al parón invernal sin haber perdido ni un solo partido y con solo 4 goles en contra. Si leggevano articoli, previsioni, adesso crollano, adesso vanno avanti, non si sapeva. Ecco, e allora passo. Ed ecco, e allora noi nel spogliatoio, mi ricordo che feci proprio lo spogliatoio, dissi, insomma, gente, qua l'anno che si può fare chissà che cosa. A metà campionato ci siamo trovati a essere in testa, fin dall'inizio, non lo abbiamo detto in giro, però negli spogliatoi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, possiamo provarci. All'ultimo dell'anno la squadra brindò a qualche cosa di grande. Los rivales esperaban el bajón lógico del equipo en la segunda vuelta. Entre febrero y marzo llegaron los partidos clave. Addirittura sul 3-0 ci annullarono un gol che era valido, che andavamo sul 4-0 ancora. E invece dopo andarono sul 3-3 loro. Però dopo 2 minuti che loro hanno fatto il 3-3, noi abbiamo fatto il 4-3 e poi ancora il 5-3. Quando l'Inter è venuto a giocare a Verona, eravamo in svantaggio di 1-0, abbiamo pareggiato con Brigel, lì li abbiamo tenuti sotto di 1-2 punti, mi sembra. E un'altra partita importante è stata a Torino con la Juve, dove perdevamo 1-0, poteva rompersi il giocattolo, invece Di Gennaro ha trovato un gran gol, abbiamo pareggiato e anche lì è stato un segnale importante per noi. A Torino fu la partita che ci confermò che si poteva raggiungere un traguardo. Avevamo l'Inter a un punto, mi sembra, e noi giocavamo a Firenze contro una Fiorentina importante, aveva Socrates, aveva Passarella, quindi una squadra importante, e l'Inter aveva una partita in casa, ci davano tutti per ormai è finita l'avventura del Verona, e invece abbiamo vinto a Firenze 3-1, abbiamo dato un grosso segnale di forza quella partita lì, abbiamo dato un segnale alle altre squadre dicendo siamo forti e non molliamo. Ecco la palla all'indietro per Di Gennaro, miracolo di Galli, Calderisi, rete! Stare là davanti tutto l'anno è difficile. Ci rendevamo conto che potevamo perderlo solo noi il campionato. Il Verona solo perdió 2 partidos in tutta la temporada, ninguno de ellos contra los grandes. Y finalmente llegó la posibilidad de ganar el Scudetto. Era el 12 de mayo en Bérgamo, a poco más de 100 kilómetros de casa. L'attesa di questa partita era diventata veramente un'ansia perché non vedevamo l'ora di andare a giocare. Quegli anni lì non penso che venissero a vedersi le partite 100-120 pullman, era una cosa, era una marea di folla di giallo-blu e penso che Bergamo sia stato l'apoteosi di tutte quelle annate. Lo stadio era giallo-blu, cioè credo che 10.000 nostri tifosi erano lì in quel di Bergamo. Io ero molto nervoso perché non è ancora sicuro che vinciamo nulla. E sono andati in vantaggio loro. È stato un momento di... Segnarono all'ultimo minuto del primo tempo, mi pare. Però poco después del descanso, llegó il gol dell'empate. Lo marcò Elkin. È stato il gol scudetto. Com'è stato questo gol? No, ma questo gol non è gol di scudetto. Tutti i gol, tutto il campionato è scudetto. Con el empate, el Verona era campeón y el Atalanta batía su récord histórico de puntos en una temporada en Serie A. Perciò le due squadre, dopo un po', si accontentarono di quello perché con quello si raggiungeva tutte e due lo stesso traguardo. El partido terminó 1-1. El Verona era campeón de Italia. È
è veramente una grande soddisfazione, credetemi, ma ce ne accorgeremo più tardi di cosa abbiamo fatto, secondo me. Cosa hai sentito? Devi provare quel momento e basta. È stato come toccare il cielo con un dito. L'emozione era tornando da Bergamo e vedere tutta l'autostrada da Bergamo a Verona piena di tifosi e con bandiere giallo-blu. Quando siamo entrati in città, siamo arrivati in Piazza Bra e c'erano quasi 120.000 persone, cioè la città era bloccata e qualsiasi cittadino di questa città era con qualche col colore giallo-blu addosso. Aquella temporada fue la única donde no hubo designaciones arbitrales, sino que los árbitros eran sorteados y por lo tanto, se dice, no podían favorecer a los grandes. Teoría que no gusta en Verona. Mi sembra che anche questo, che sembrerebbe una cosa, invece è un toglierti il tuo merito. E noi eravamo veramente più forti degli altri. Eravamo la squadra più forte del campionato e abbiamo meritato ampiamente lo scudetto. Roma è la più completa squadra in campionato quest'anno. Al final de esa temporada, el equipo se desmontó. Varios jugadores ficharon por los grandes de Italia, pero todos mantuvieron un fuerte vínculo con Verona. Tanto que 25 años después, todos acudieron a un partido homenaje para conmemorar aquel título. Un título que para la mayoría es el mejor recuerdo de sus carreras. Verona, insomma, è l'unica città non capoluogo di provincia che ha vinto uno scudetto. Penso che sia una cosa irripetibile. Non so, è come se quest'anno, non so, dovesse vincere il campionato, non so, l'Udinese. Sì, il tempo passa, però quel ricordo lì, per noi, almeno per noi, sono sicuro anche per tutti i miei compagni, è un ricordo indelebile che sembra ieri. Non sappiamo quello che abbiamo fatto, questo lo dirà il tempo. E difatti, dopo 25 anni, ancora siamo qua che parliamo di quell'anno lì. Pues Bagnoli, un gran entrenador que video, luego fue al Inter. Y... Gran historia, ¿eh? Precioso. Sí, sí. sí fue un milagro realmente, porque veíamos al principio del vídeo que jugaba Maradona, Sócrates, Chico... Sí, bueno, una liga, un campeonato platiní. Que la gane el Verona. Y es lo que decías, es impensable que hoy en día alguien lo pueda imitar. Es muy difícil, prácticamente probable. Imposible. Ha habido casos, ¿no? En Europa, el Kaiserslautern... En Alemania. El Depor, aquí, ¿no? Nottingham Forest, el Depor... Pero ya fueron cosas casos... similares, no iguales. Pero de hace 15, 20 años. Ahora es muy hoy difícil. Hoy en día ya es que imposible. Que se filtre un equipo pequeño para ser campeón de una liga grande, me parece casi imposible, pero bueno. Enhorabuena, Guille, precioso el vídeo. Muy bueno. Bueno, nos tenemos que